il fidanzato di tutte fino a domenica al Teatro Erba. Assolutamente, siamo carichissimi, ci sono delle serate pazzesche in cui c'è un pienone, la gente ha voglia di tornare a teatro e di vedere qualcosa di nuovo, perché questo spettacolo è veramente una novità assoluta, strepitosa. Perché è una nuova produzione di Torino Spettacoli, Rosario. Assolutamente sì, e per me è un grande onore farne parte e finalmente sono riuscito a tornare dopo tantissimi anni in scena con l'amico Elia Tedesco, perché all'interno di questo spettacolo si porta avanti soprattutto l'amicizia. Quindi vedi, siete amici nella vita e amici sul palco. Mi sono tolto la maschera perché prima ero in borghese, perché sennò devo salutare tutti, qua sono tantissimi fans. Sì, siamo amicissimi, noi siamo cresciuti insieme artisticamente, umanamente, ci siamo incontrati al Teatro Nuovo, dove abbiamo frequentato i corsi professionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e abbiamo iniziato così la nostra carriera, subito con vari progetti, il progetto di Derò, e adesso ci ritroviamo da protagonisti insieme a calcare questo palco, il Teatro Erba, che per noi è casa. Raccontiamo di cosa si tratta. Allora, cosa si tratta? Guardiamo le avventure, analizziamo le avventure amorose del protagonista Luca Polacco si chiama. Ma è italiano, che ho la fortuna di interpretare questo personaggio meraviglioso, che è un donnaiolo, un Don Giovanni, e ricorda un po' quelle che sono le sue avventure amorose, ma anche le avventure lavorative della vita professionale. Ma sono più quelle amorose forse. Vabbè. Si perde un po' nelle avventure amorose, poi bisogna starci dietro per riportarlo un po' sulla dritta via, perché sennò lui... Non si comporta molto bene con le fidanzate, Rosario. È un po' un donnaiolo, diciamo. Mi distrago. Lui mi bacchetta tutto lo spettacolo, lui lo fa anche nella vita. Perché gli voglio bene. Certo. Perché gli voglio bene. E comunque siamo questo protagonista, che è grande, che fa il grandioso, si ritrova dalla psicologa, perché comunque tutte queste conquiste lo lasciano con un amaro in bocca. E allora affronta un percorso proprio umano, dall'inizio alla fine dello spettacolo c'è proprio un'evoluzione di questo personaggio, il bello è proprio questo. E tu, Rosario, sei l'amico? Io sono l'amico, quello lì un po' più serio, un po' più razionale, quello che pensa bene al focus, a dove vuole arrivare e a dove vuole che anche Lia, perché sa ovviamente quali sono anche gli obiettivi di Luca Polacco, e lo aiuta a proseguire per arrivare ovviamente a raggiungere quello che è il suo scopo vitale, diciamo. Sì. Si balla, si canta, sono bravissime sia le ragazze che i ragazzi, che sono, raccontami un po', in parte gli ex allievi del liceo Germana Erba. Esatto, c'è proprio un mix variegato, perché abbiamo ex allievi del liceo Germana Erba, sono gli attori, e poi il corpo di ballo, ma non solo, c'è anche un'attrice, parte proprio del liceo Germana Erba, quindi ex allievi e allievi che si ritrovano in una compagnia veramente numerosa, siamo 15. Sì, siamo tutti bellissimi, tutti bellissimi, qua abbiamo proprio la creme della creme. La creme, signore. No, confermo, abbiamo visto lo spettacolo, sono tutti bellissimi e molto bravi. Chi sei nello spettacolo, Greta? Io sono Greta nello spettacolo e nella vita, quindi non ci si può confondere, diciamo. Il mio ruolo è un ruolo che io amo, mi sono affezionata molto, perché è questa donna che ama andare con i ragazzi, ma vuole essere libera, vuole essere disincantata, leggera. Lei non vuole fissarsi solo con qualcuno in particolare, perché si sente donna e non vuole ostacoli nella vita, quindi... Non è ancora pronta per una relazione seria? Non è che non è pronta, cioè non è pronta, ma lei non ha bisogno di qualcuno di fianco a sé per ora, quindi... Ti basta da sola? Esatto, diciamo così. Ti riconosci in questo personaggio? Per certi versi sì, per certi versi no, nel senso che io sono una ragazza che ama avere di fianco qualcuno, quindi... Dai, mettiamo un po' e un po', facciamo un mix. Jessica, tu invece? Sì, io invece sono Jessica Grande Stevenson e nella vita solo Jessica Grande. E il mio personaggio invece è la classica ragazza un po' ricca, un po' snob, però molto decisa, sicura di se stessa. E devo dire che io invece sono tutto l'opposto. Okay. Nel senso che, tra l'altro, il regista so che si è ispirato spiandoci sui social. Sì. E quindi mi domando, quindi se io ti ho trasmesso il fatto di essere un po' snob, in realtà non lo sono per niente, anzi aspiro, cioè la Jessica che vorrebbe essere effettivamente una Jessica un po' più sicura di se stessa.
stessa. Una cosa che abbiamo però in comune io e il mio personaggio è quella della passione per il canto, ed è anche appunto uno dei miei lavori principali, quindi quello sicuramente è quella sicuramente la parte in cui esce proprio tutta Jessica, non solo Jessica Grande ma Jessica Grande Stevenson, tutti i nomi possibili. Cioè, comunque è positivo il fatto che comunque riesci a nascondere le tue parti diciamo più timide, soprattutto perché essendo poi un artista tiri fuori il meglio di te. Assolutamente sì, e devo dire che ho imparato a fare questo cambio, questo change proprio quando sono entrata al liceo Germana Erba, che ai tempi si chiamava liceo Teatro Nuovo appunto di Torino, e tramite l'esperienza sul palco con i compagni e condividendo le nostre passioni e vedendo appunto che c'erano dei ragazzi che invece anziché chiudersi non vedevano l'ora di salire sul palco, e ho detto fai fare anche a me così e vediamo se funziona, ed effettivamente poi col tempo sono riuscita a lasciarmi andare e devo dire che sta funzionando. Stavamo dicendo prima con le ragazze che tutte ragazze, una bionda, una mora, una rossa, naturalmente vi hanno preso non perché siete brave, ma per i capelli. Certo, no? Ci hanno preso per i capelli, hanno chiesto la lunghezza, anche le vari centimetri, anche colori, le sfumature, quindi che siamo una rossa, una bionda calda, una bionda fredda e una mora. Sì, quindi ci siamo un mix. Esatto. Luca non si annoia, diciamo. No, decisamente. Uno spettacolo che è iniziato sull'internet, cioè nel senso che le prove sono iniziate su Zoom. Esatto, su Zoom, è stata un po' una tragedia, possiamo dire, perché si fa, però ritornare alla vita normale, sul palco, sentire il calore umano, Jessica che recita con me, è qualcosa di indescrivibile, anche perché montare uno spettacolo su Zoom penso sia la cosa più difficile, però siamo stati bravi anche in quello, perché dobbiamo dirlo, sì, problemi di linea a parte ce l'abbiamo fatta. Chi abita in collina passava il cinghiale nel frattempo esatto. Ammattava via la linea, quindi. No, è un po' il problema, penso che sia avuto un po' quanto tutti quanti in questo periodo. Quanto è stato bello ritornare invece sul palco dopo aver fatto tutta questa fatica su Zoom, puoi toccare il palco, è indescrivibile, sì. Davvero non credo che possano esserci aggettivi abbastanza, diciamo, aiutami, abbastanza. No, ma non si può dire, cioè, è un'emozione immensa. Il nostro lavoro noi l'amiamo, è vita, è tutto questo. Quindi e sentire il pubblico, toccarci davvero tra di noi. A vedere anche il 100% qui in teatro è stato qualcosa di. L'emozione che hai ti viene da piangere, sì, dalla felicità. Ecco. Io ho pianto dalla Ammetto, felicità. Prima serata la lacrimuccia è scesa anche a me, effettivamente, perché poi sono 2 anni che non avevamo un pienone così, e so che tra l'altro anche questa sera, giusto? Sì, sold anche out. Questa sera sold out, quindi adesso non so quando uscirà questa intervista, ma mi auguro che entro domenica. Ah, ok, allora hanno ancora tempo, mi raccomando, entro domenica riempiteci tutte le serate perché non ve ne pentirete. Sì, sì. Infatti ricordiamolo, è appunto fino a domenica qui al Teatro Erba. Grazie ragazzi. Grazie a voi.